Eccoci qua, Dopo il ponte, chi è sopravvissuto, a riprendere, a continuare a parlare, no? I requisiti, entrando un pochino più nel dettaglio, no? di come si strutturano, no? Questi tipi di requisiti di cui abbiamo parlato. Abbiamo parlato a livello generale, abbiamo parlato la settimana scorsa cercando di distinguere pochino le varie tipologie di requisiti che si vengono a definire, quali, identificando che c'è un sottoinsieme di questi requisiti che sono più legati agli utenti del sistema, quindi gli utenti del sistema intesi come clienti essenzialmente devono riuscire a comprendere e condividere, perché è ciò che in qualche modo aiuta a descrivere, a cristallizzare quello che è la richiesta dell'utente. Rispetto a dei requisiti che invece sono più di tipo tecnologico, che sono più rivolti verso gli sviluppatori del sistema, quindi chi dovrà sviluppare, chi dovrà fare il testing, chi dovrà fare le verifiche, avranno bisogno di un livello di dettaglio maggiore e anche di un linguaggio in qualche modo più specializzato, passando via via dal livello utente, al livello sistema, dal livello diciamo così, dettagliato delle specifiche del software. Quindi abbiamo accennato a questo e abbiamo iniziato a dividere i requisiti in queste tre grandi categorie, due più una, diciamo così, perché la categoria del dominio dicevamo che è spesso un sottoinsieme di quella non funzionale, no? Requisiti funzionali e requisiti non funzionali. Ricordo solo la definizione, prima di passare oltre: il requisito funzionale è una richiesta di una attività, di un'azione che il sistema deve poter svolgere. Oppure, diciamo, visto che la maggior parte delle attività che il sistema svolge sono attività che richiedono l'interazione con un utente, un requisito funzionale descrive una delle funzionalità che il sistema permette ai propri utenti di poter svolgere. Il sistema non si inserisce gli ordini da solo, ci vuole qualcuno che li inserisca. Però il requisito funzionale è che il sistema permetta l'inserimento dell'ordine. L'inserimento dell'ordine è una funzione, quindi una attività che, il sistema, che può essere compiuta, no? Grazie al fatto che il sistema la implementa e porta a un risultato concreto. Nel definire come si comporta il sistema, ovviamente dovrò definire quali sono i dati che l'utente dovrà immettere, quali sono i risultati che questa emissione porta e così via. I requisiti funzionali sono, dicevamo la volta scorsa, modulari, nel senso che un sistema che fa 100 funzioni diverse fa 100 funzioni diverse. Potrei sempre aggiungere la 101esima, così come potrei decidere che la 98esima non mi serve più. Quindi si tratta di avere, diciamo così, una sorta di lungo catalogo di funzioni che il sistema può svolgere. E queste funzioni, non totalmente, ma le possiamo almeno a livello concettuale vedere come funzioni separate. Questo è implementato, quell'altro no, quell'altro sì, quell'altro no, e così via. Mentre invece i requisiti non funzionali sono gli attributi, dicevamo, le qualità, diciamo anche i vincoli con cui non aggiungono cose in più che il sistema deve fare, ma sono dei vincoli che descrivono, impongono, no? Dei restringimenti, dei vincoli, delle limitazioni, degli obiettivi alle modalità con cui il sistema implementa i requisiti funzionali. Quindi il requisito funzionale dice che devi poter inserire l'ordine e finisce lì, non ti dice come. Il requisito non funzionale dice sì, devi farlo però magari in meno di 7 schermate. Devi farlo controllando tutte le possibili errori di missione. Devi farlo garantendo di poter modificare l'interfaccia in 5 lingue diverse. Devi farlo garantendo che sia accessibile anche da smartphone. Devi farlo garantendo che il tempo di risposta sia inferiore a 20 millisecondi, a 200 millisecondi, ovviamente sarebbe realistico, e così via. Quindi do una serie di vincoli in più, no, che rendono tanto felice la vita di chi deve sviluppare quel benedetto requisito funzionale. Normalmente il requisito non funzionale non specifico funzione per funzione, non dico quasi mai quella funzione falla in quel modo, in 2 lingue, quell'altra funzione falla in 3 lingue. No? I requisiti non funzionali sono quasi sempre, non si applicano all'intero sistema. Poi uno può voler dire magari che la parte pubblica del sistema deve avere una cura diversa, ad esempio per quanto riguarda, non so, appunto, le lingue, l'internazionalizzazione rispetto magari alla parte privata, il back-end in cui devono lavorarci
un numero minore di persone, no? Quindi magari a livello di macro settori o macro funzioni, sì, i requisiti non funzionali potranno essere diversi, però tendenzialmente no, si applicano all'intero sito e quindi in qualche modo sono pervasivi di ogni riga di codice che scriviamo. Ha lì dietro la spada di Damocle dei requisiti non funzionali che potrebbero essere non soddisfatti perché quella singola riga di codice che fa tutt'altro, diciamo così, viola uno dei vincoli che ci siamo dati, uno degli obiettivi che ci siamo dati. E poi abbiamo detto che alcuni dei requisiti non funzionali possono non essere semplicemente, diciamo così, conseguenze della cattiveria di chi ci ha richiesto il sistema e quindi definiti all'interno dei non funzionali, ma possono essere intrinseci nell'uso che si farà del sistema. Cioè, se il sistema deve gestire, faccio gli esempi diversi da quella settimana prossima, che ne so, il nuovo processo digitale, si parla tanto della digitalizzazione della giustizia, e lì ci sono delle leggi, delle norme, delle procedure ben precise da seguire, non le decido io, ma ne devo, anche se non le ho decise io, quindi non le scrivo io nel mio documento, devo sapere che ci sono e il sistema informativo le deve seguire. Quindi in questo caso parliamo di requisiti di dominio. Queste sono queste tre grosse categorie. E abbiamo anche detto che noi, diciamo, all'interno di questo corso, tenderemo a concentrarci maggiormente su quelli di tipo funzionale, che sono più legati appunto all'uso che si fa del sistema informativo, mentre quelli non funzionali sono forse più legati all'efficienza, all'efficacia dell'utilizzo della tecnologia nel sistema informativo, i requisiti relativi alla scalabilità, ai tempi di risposta, alla compatibilità delle interfacce sono più di livello sistema che non di livello utente, no? Sono più di livello implementativo. Ok, ovviamente come tutte, così, le informazioni, come tutte le documentazioni, c'è sempre il rischio che noi descriviamo qualche cosa che non sia sufficientemente preciso, che non sia sufficientemente coerente e che quindi il rischio peggiore, no? Uno dei rischi primari in documentazione dei requisiti è che siano, che venga un determinato requisito venga interpretato in modi diversi da persone diverse. Allora, questa ambiguità qui, se si verifica soprattutto all'inizio, può portare poi a problemi. Problemi significa poi costi perché devi rifare delle cose, devi perdere tempo a litigare, a discutere, problemi poi più avanti nella fase di testing e di accettazione. Per cui può valer la pena provare a definire insieme come dovrebbero essere fatti dei buoni requisiti. Questi sono alcuni, sono 8 attributi diversi che dovremmo poter riconoscere all'interno della descrizione di un insieme di requisiti per un sistema. Allora, qualcuno mi manda una mail con un allegato, ah, questi sono i requisiti per il nuovo sistema che dovremmo costruire. Li leggiamo e come facciamo a dire se sono buoni o se non sono buoni, se abbiamo fatto un buon lavoro oppure no. Allora, possiamo valutarli secondo questa serie di criteri. Proviamo a commentarli uno a uno. Il primo criterio ovviamente è la correttezza. Un requisito è corretto quando prescrive, richiede che il sistema svolga una cosa che il sistema effettivamente deve fare. Non ti chiede una cosa quando in realtà il sistema dovrebbe farne una diversa. È quasi banale, quasi ovvio. Ciò che non è ovvio è capire, l'essere sicuro di quale sia ciò che il sistema veramente dovrebbe fare, perché lo scopo ultimo dei requisiti è proprio questo. In realtà questo, se vogliamo, è la premessa davanti a tutto che ci permette di poter dire, guarda, questo requisito in qualche modo descrive che cosa il sistema dovrà fare. Quando io, cliente, il committente va a leggere quel requisito, prova a immaginarsi come quel requisito verrà applicato nel mondo, nel dominio che gli compete, nel suo lavoro, all'interno della sua azienda, all'interno del suo sistema, e dirà, sì, ma in realtà questo non è esattamente ciò che mi serve, perché il mio sistema vorrà qualcosa di diverso. Allora, questo elemento della correttezza è quello sul quale si gioca la maggior parte dell'ambiguità. Quello vuol dire corretto? Vuol dire che ciò che c'è scritto, ciò che ho scritto io nel requisito, scritto a parole, oppure scritto nell'activity diagram, o scritto nel class diagram, attraverso i formalismi,
descrive una situazione. Allora, tornando agli esempi dei cross diagram che facevamo nelle settimane precedenti, no? Il gioco sulle molteplicità, questa è molteplicità 1-1, 1-molti. Allora, magari riesco a fare un progetto corretto dagli altri punti di vista in modi diversi, ma una delle soluzioni potrebbe essere un sistema funzionante, un'altra soluzione potrebbe essere un sistema funzionante ma che non ha corrispondenza col mondo reale, o che fa una cosa in modo diverso rispetto a quanto si può fare nel mondo reale. Pur rispettando magari tutte le regole, è un modello delle classi perfetto, ma uno descrive una situazione reale, ciò che vogliamo che il sistema faccia, l'altro invece descrive una situazione che è diversa. Perché? Perché chi l'ha modellata non ha capito esattamente quale fosse la situazione. Uno descrive una situazione in cui, stupidaggine, uno studente può seguire un corso solo alla volta, l'altro invece è una situazione in cui uno studente può seguire più di un corso in parallelo, giocato magari su una piccola molteplicità. Allora, uno può ipotizzare dei mondi in cui sia l'uno sia giusto oppure un altro mondo in cui l'altro sia giusto, ma quale dei due modelli è giusto nel mondo reale in cui questo sistema dovrà andare a lavorare? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Ciò che abbiamo modellato è un sistema informativo che fa ciò che serve in questo contesto, oppure fa delle cose che potrebbero essere giuste ma non sono esattamente quelle che ci servivano? Poi non sempre siamo così bravi da accorgersi che un requisito non è corretto nel momento in cui lo leggiamo o nel momento in cui lo scriviamo. Spesso ce ne accorgiamo tardi, troppo tardi, quando poi il sistema è finito o parti di sistema sono finite e ci accorgiamo che quando gli utenti provano a usarlo, dico: ma qui mi manca un pezzo, scusa, come faccio ad aggiungere un secondo corso? Allora si casca dalle nuvole: come? Un secondo corso? Perché? Non era previsto. E allora vai a capire, dopo ti accorgi che un certo requisito era stato sottovalutato oppure non verificato in modo corretto, in modo completo. Allora, la cosa utile, se riusciamo, a livello documento di requisiti, è garantire una certa tracciabilità. Cioè, il sistema fa certe cose perché il requisito 17 diceva così. Il fatto che il sistema non permetta l'inserimento del secondo corso è perché chi l'ha implementato si è dimenticato o perché la richiesta iniziale effettivamente diceva che non era possibile o che non era previsto? Perché ovviamente le cose cambiano, perché se era previsto e io non l'ho fatto è colpa mia, se non era previsto è colpa della fase di analisi, ma che comunque, del documento di analisi, ma che comunque il committente ha firmato, ha detto sì, mi va bene così, non aveva capito neppure lui, quindi la colpa, benché vada, di tutti e due, o se riesco la carico anche un pochino di più sul cliente che non su di me. E quindi in qualche modo riuscire nel processo di sviluppo bisognerebbe sempre riuscire a tenere traccia del perché certe scelte vengono fatte. Vengono fatte perché c'è una richiesta a monte e io mi aggancio a quella richiesta e quindi implemento il sistema in un certo modo. L'altra qualità che deve avere un requisito è quella di non essere ambiguo. Cioè ogni requisito dovrebbe avere una sola interpretazione. Dobbiamo evitare il più possibile, appunto, che committente e esecutore, leggendo la stessa frase o guardando lo stesso diagramma, capiscano cose diverse. Allora, sicuramente aiuta essere molto rigidi con il linguaggio, usare correttamente i termini, quando è possibile usare delle rappresentazioni formali, no? Tipo i diagrammi UML che usiamo noi, rispetto, quindi preferire rappresentazioni formali rispetto a quelle verbali, a parole, dove c'è più ambiguità insita e così via. Quindi questa è l'altra grossa attenzione, no? Che usare coerentemente il lessico, se abbiamo chiamato una cosa in un certo modo continuiamo a chiamarla, non c'è problema, non deve essere necessariamente una prosa facile da leggere o comoda da leggere perché usiamo dei sinonimi che così scorre meglio, no? Il fatto che scorra meglio non è tra le qualità che deve avere un requisito, il fatto che sia invece meno, non ambiguo, e quindi quando possibile, ogni volta che sia possibile, cercare di usare uno schema, un diagramma o rappresentazioni comunque schematiche molto precise. Completo. Insieme dei requisiti che specifichiamo, dal documento dei requisiti che scriviamo.
in modo che non ci sia nulla che il sistema in realtà deve fare e noi ci siamo dimenticati di specificare, o abbiamo dato per scontato, o non abbiamo dettagliato opportunamente. Ok, quindi è un po' diverso rispetto alla correttezza. Un requisito che non è corretto dice una cosa che il sistema deve fare, ma in realtà questa cosa è sbagliata, no, perché non è aderente ai requisiti del committente. Un requisito o un insieme di requisiti non è completo quando ci sono dei punti non detti, quando ci sono delle funzionalità che il sistema deve coprire che invece non sono scritte. Spesso per dimenticanza, perché dire vabbè, da qui in avanti è scontato, è ovvio, ma in realtà non è mai ovvio. Questo, la completezza è relativamente facile da raggiungere sugli aspetti funzionali positivi, cioè le cose che il sistema deve fare nei casi normali, magari per richiamare alla mente un esempio più facile, pensiamo all'esempio di Twitter che avevamo, no, affrontato durante l'inizio del corso. Che cosa deve poter fare un utente? Che cosa deve poter fare il sistemista che gestisce il sistema? E lì è anche relativamente facile capire se ci mancano delle funzionalità, cioè se non le abbiamo descritte. Più complesso è capire se mancano delle funzionalità nei casi particolari, nel caso di errore. Cosa succede se un utente inserisce un tweet troppo lungo, oppure lo cerca di inserirlo vuoto, senza scrivere nulla, oppure cerca di inserirne due identici, oppure lo inserisce a metà, poi chiude il browser e si dimentica. Cosa succede in tutti questi casi? Cioè, cosa succede, non nel caso principale, ma nei vari casi collaterali, nei vari percorsi alternativi che possono andare un pochino storti, detto così in modo informale. Allora, questo fa parte della completezza. Cioè, io ho descritto in modo completo tutto ciò che deve succedere in quel caso? Oppure ti ho descritto il caso normale, il caso facile, il caso principale e il resto mi sono dimenticato di specificarlo? Allora, magari non l'ho specificato perché non mi interessa. Qualunque cosa succeda mi va bene. Lascerò a chi implementa il sistema di scegliere come piace a lui. Però sempre un po' brutto lasciare che qualcun altro dopo faccia un po' come vuole. Io magari ci tengo che le cose, che la mia applicazione, il mio sistema abbia una sua coerenza interna, quindi certe cose vengono fatte secondo una loro logica, secondo una loro filosofia, che è sempre la stessa che voglio imporre io, che l'ho progettato. Quindi è importante che sia completa non solamente la descrizione delle funzionalità normali, positive, che danno buon esito, ma anche e soprattutto le funzionalità che non danno buon esito, sugli input non corretti e cose di questo genere. Se vogliamo una corollaria della completezza, è tutte le volte che do un numero devo specificare l'unità di misura in cui lo esprimo. No? Poi si sprecano ovviamente gli aneddoti sui razzi, sulle sonde spaziali che sono crollate perché ci sono stati degli errori, parti di software che lavoravano con unità metriche decimali, metriche del sistema internazionale, e parti di software che lavoravano con unità imperiali, quindi piedi, miglia, cose di questo genere, e questo non era stato specificato a dovere, per cui i vari implementatori, quelli che lavoravano in UK, pensavano al sistema imperiale, quelli che lavoravano nel resto del mondo essenzialmente pensavano al sistema metrico, quando hanno messo insieme il software si sono scambiati un dato nell'unità di misura sbagliata. Questo fa parte di un dettaglio che tutti davano per scontato, è ovvio che sia così, è ovvio che sia cos'ha, ma semplicemente non era ovvio per niente. Alla macchina nulla è ovvio. Coerenza interna. Coerenza interna significa che io non devo poter a pagina 5 leggere una cosa e a pagina 75 leggere il contrario. È vero che due requisiti in conflitto, se ho due requisiti in conflitto, probabilmente uno dei due non sarà corretto riguardo alla correttezza di cui abbiamo parlato prima. Perché vuol dire che se dicono cose diverse, almeno uno dei due dirà qualche cosa di sbagliato, che non corrisponde al mondo reale, alla reale implementazione del sistema, così come la vorremmo. Può darsi che però, se io ho anche due requisiti che sono in conflitto, siano entrambi sbagliati, perché quello giusto non l'ho ancora scritto.
no? Quindi non è una forma diversa di correttezza. Questo non è semplice da verificare, perché magari i requisiti sono documenti molto lunghi, bisogna essere sicuri, no, che non ci sono due parti del documento che dicono cose che sono contrastanti. Perché cosa succede se dico due cose contrastanti? Se i requisiti dicono due cose contrastanti in parti diverse, che Tizio quando verifica, quando fa lo sviluppo, legge pagina 5, Caio quando fa l'implementazione, quando fa il testing, legge pagina 75, e ovviamente il test fallisce e non si capisce perché, e ciascuno dei due pensa di aver ragione, semplicemente hanno letto pezzi diversi che forse descrivono la stessa cosa ma in modi diversi, no? Ma in modi incompatibili. Quindi evitiamo il più possibile di ripeterci, ogni cosa la descriviamo in un punto solo. No? Più è schematico, organizzato il documento, più è improbabile che io mi riferisca alla stessa funzionalità del sistema in due parti diverse del documento. Quindi questo l'ho controbatto molto con la struttura del documento. E mantenere una coerenza lungo tutto il ciclo di descrizione di questi requisiti. C'è un esempio molto semplice, noi abbiamo visto il class diagram, in cui ogni classe definisce quali sono gli attributi. Okay, quindi ho magari il mio cliente, nome, cognome, indirizzo, data di nascita, eccetera, eccetera. Poi ho il grafico che fa le bozze dell'interfaccia grafica e le inserisce anche nella parte sull'interazione, no? del documento requisiti, e per la persona mette magari un campo unico nome e cognome. Anziché tenere il nome separato dal cognome, mette un campo di testo unico. È una finezza, è un dettaglio, però è una piccola incoerenza interna. Nel database ho due campi separati, nell'interfaccia ne ho uno solo, arriverà a un certo punto il signore che sta scrivendo il codice per implementare quell'interfaccia e ha una stringa. Poi arriva l'altro che fa il codice per l'interfacciamento del database e ha un metodo che richiede invece due stringhe. A quel punto, quando cerchi di mettere insieme queste due parti, ti accorgi che c'è qualcosa che non va. Non è che poi a un certo punto prendi una stringa e dire adesso come divido il nome dal cognome? Non c'è modo sicuro, certo, affidabile di dividere il nome e il cognome una volta che li hai letti insieme. Il contrario sarebbe più facile, se me ne hai dati separati io li metto insieme, non ci penso più. E quindi, anche a distanza, dicevo, non a caso da pagina 5 a pagina 75, perché magari il modello concettuale è quello che descrivo all'inizio e i dettagli di interfaccia grafica è l'ultima cosa a cui penso. Però ogni volta che traccio un segno, no? Relativo all'interfaccia grafica, questo segno deve essere coerente con tutto ciò che veniva prima. Quindi questa è una, no, delle cose a cui teniamo di più, nel senso che, come dicevamo, ho detto più volte, diciamo così in fase d'esame, anche durante gli esercizi, ci sono tanti modi possibili di modellare, tanti modi possibili di progettare. L'importante è che poi siate coerenti, se fai una scelta a un certo punto non puoi farla diversa in un punto diverso. No, se c'è un dato da una parte, dall'altra parte non può essere mancante e viceversa. Okay? Quindi questa è, la coerenza è importante quanto la correttezza. Poi questi sono tutti ovviamente attributi a tendere, no? In cui cerchiamo il più possibile di essere completi, di essere corretti, di essere coerenti, eccetera, eccetera, anche se sappiamo già che dal punto di vista matematico la completezza e la coerenza sono l'uno il contrario dell'altro. No, nel senso che proprio, poi Gödel e compagnia bella hanno proprio dimostrato dal punto di vista matematico che qualunque sistema sufficientemente di rappresentazione, quindi qualunque linguaggio, sufficientemente complesso da essere completo, quindi da permetterti di descrivere qualunque cosa, è necessariamente incoerente. E qualunque sistema invece di rappresentazione, quindi qualunque linguaggio che sia coerente, quindi non ti permetta di scrivere delle cose contraddittorie, è necessariamente incompleto, cioè è troppo povero per poter descrivere le qualità del mondo che ci interessano. Allora, questo teorema qua ha messo la pietra tombale sull'illuminismo, no? In cui pensavano che tutto potesse essere formalizzato in modo logico, ci ha lasciato per fortuna con molto più lavoro da fare dal punto di vista progettuale, ma dice che noi possiamo spingere per avere un sistema completo e coerente il più possibile, ma qualcosa sfuggirà di sicuro. Vabbè, poi
scendiamo su cose più prosaiche. Cioè, io ho dei requisiti, non sono tutti uguali. Alcuni sono più importanti, altri saranno meno importanti. Alcuni sono più urgenti, altri saranno meno urgenti. Nel nostro Twitter la cosa più importante sarà poter scrivere del testo, sarà poter citare le altre persone, magari sarà poter aggiungere le immagini, magari aggiungere il video, sì, è importante, ma meno di poter aggiungere l'immagine, ipotizzo. Quindi è importante che noi esplicitiamo quello che è per noi il rank, no? L'ordinamento dei vari requisiti. Immaginiamo di avere 1000 requisiti. Se noi abbiamo il tempo o i soldi per implementarne solo 200, quali di quei 1000 saranno? Come li scelgo? Quali sono i requisiti del sistema che verranno implementati nella prima versione del sistema che verrà pubblicata a gennaio 2017? E quali invece nella seconda versione che sarà a giugno 2017? Quali metto prima, quali metto dopo? Quali sono quelli che vi danno il maggior vantaggio di presa sull'utenza, di marketing, eccetera, della prima versione del mio prodotto? Faccio un primo prodotto che abbia dentro tante funzionalità poco interessanti, inutili, o ci metto dentro magari poche cose che sono quelle più innovative, più specifiche, e poi le altre aggiungerò in seguito. Allora, così come pianifico un qualunque processo, una qualunque attività, per fasi, delle scadenze, dei tempi, delle responsabilità e così via, anche un processo di sviluppo di un sistema informativo segue la stessa via. Non è mai non conviene mai far sì che un sistema informativo venga rilasciato in un unico blocco. Quando è tutto finito, lo consegniamo. Non è realistico. A parte, non sarà mai tutto finito. E quando lo sarà, sarà troppo tardi, comunque, rispetto magari a un'esigenza che ho oggi. Allora, mentre progetto le funzionalità del sistema, io devo sempre tenere a mente quali funzionalità le voglio prima, quali devono essere più urgenti, e quali invece le voglio in un secondo momento. Perché le voglio in un secondo momento? Perché magari non sono essenziali, non sono critiche. È bello averle, ma anche se ce le avessi in un secondo momento, non impedirebbe il funzionamento del sistema. Quindi sono magari delle funzioni in più. Allora, un modo semplice per poter gestire questo è, nel momento in cui scrivo i vari requisiti, a ciascuno di questi devo associare una importanza. Adesso parlo in generale di rank, un ordinamento, no? E quindi posso leggere questi requisiti in ordine, partendo dai più importanti e arrivando ai meno importanti. A un certo punto mi fermo. Mi fermo quando ho finito il tempo, quando ho finito le risorse. Questo diventa anche uno strumento molto utile per fare gestione del cambiamento, change management. Cioè, immaginate che, come sempre, abbiamo fatto una pianificazione, abbiamo detto che a gennaio deve uscire la versione 1 con questi requisiti e a dicembre ci accorgiamo che siamo in ritardo. Allora, ci accordiamo in qualche modo, modifichiamo la pianificazione. O ritardiamo la data, oppure togliamo qualche requisito. Faremo un sistema che fa meno cose, ma cominciamo, manteniamo la data di consegna e negoziamo sul fatto che queste tre cose, scusami, ma slittano alla versione successiva, come succede sempre. Quali cose slittano? Allora, voi immaginate una riunione tra un committente e un esecutore in cui si discute del fatto che siamo in ritardo di un mese. Se c'è la serenità o la possibilità di discutere, ok, delle 20 cose che mancano, quali sono le tre che lasciamo fuori? No? Si esce probabilmente a pezzettini, nel senso che si uccide, si scanna, eccetera, eccetera, senza poter ragionare nel merito. Sono cose che tutte da contratto erano state scritte e in quel momento, momento di tensione, tutto sommato, si deve cercare di depennare da quella lista alcune delle funzionalità che erano già state concordate e tutti avevano detto che erano importanti per la prima versione. Infatti le abbiamo messe nella prima release. Se invece noi queste caratteristiche le avessimo già dato un peso, che non è solamente questa nella prima release, questa nella seconda, questa nella terza, ma un peso più granulare, andando a dettagliare questo urgente, importante, critica, importante per il marketing, importante per l'utente, importante per la sicurezza, tutto quello che volete, a quel punto
Uno va semplicemente a vedere la lista dei requisiti ordinati e naturalmente se devono morirne due o tre saranno gli ultimi due o tre della lista, in ordine. Quindi non devi chiaramente andare, fa mai piacere, fa sempre male, ma vai a negoziare sui tempi, vai a negoziare sulle quantità di requisiti che perdi, ma non su quali. Perché se no rischiano poi di nascere degli appetiti molto strani, del tipo va bene, allora non fare questo, ma fammene un altro di quelli là che riusciamo a inserire dentro come tampone, e vengono fuori degli accrocchi mostruosi. Quindi il livello minimo sui requisiti è capire se questi sono obbligatori o opzionali, oppure se devono essere obbligatori a patto che si verifichino certe condizioni. Ma poi più andiamo nel dettaglio, nel riuscire a pesare l'importanza di questi requisiti in fase iniziale di progettazione, più sarà facile poi gestire il sistema. Nel caso fortunato in cui magari abbiamo del tempo da vendere, riusciamo in anticipo rispetto al previsto, sappiamo già cosa fare. Perché sappiamo già quali sono i requisiti che pensavamo di non riuscire a implementare, ma in realtà abbiamo più tempo, quindi riusciamo a tirarli dentro, senza doverci trovare in 10 persone per decidere quali fare. Ovviamente ci sarà un sottoinsieme minimo di requisiti che se non è presente, quelli qua sono chiamati essenziali, che se non è presente impedisce il lancio del progetto. Se non c'è quello non si può partire, punto. Non si può pensare di togliere qualche cosa, quindi un core minimo ci deve essere sempre. A volte lo chiamano MVP, Minimum Viable Product, il prodotto minimo che sia, ancora viable, che sia ancora utilizzabile, che sia già utilizzabile, quello è l'insieme minimo di funzionalità per rendere il prodotto utilizzabile. Tutto il resto, in qualche modo sacrificabile, fa parte della pianificazione. Verificabilità di un requisito. Significa che quando io richiedo una cosa, devo essere sicuro che potrò essere in grado in futuro di dichiarare se quel requisito è stato verificato oppure no. Ok, se io dicessi che ad esempio il sistema deve essere veloce, non ho detto niente. Questo requisito non è verificabile. Sulla base di che cosa verifico se è veloce? Innanzitutto non ho un riferimento assoluto. Veloce, per me è veloce, per te è lento. È ambiguo, di sicuro. Ma poi veloce a far cosa? Immaginiamo, allora mettiamoci d'accordo su un tempo. Veloce minore di 500 millisecondi, mezzo secondo. Ma mezzo secondo per far cosa? Per creare un nuovo utente? Per fare una ricerca, magari le funzioni di ricerca sono più lente rispetto a quelle di inserimento, perché devono andare a vedere più dati. Quindi devo essere sicuro che ci sia un procedimento chiaro, condiviso, non ambiguo, che mi permette di verificare se un determinato requisito è soddisfatto oppure no. Il requisito non funzionale, ad esempio il sistema, deve essere in più lingue. No, non vuol dire niente. In quante lingue? Oppure il sistema deve essere, diciamo così, gradito, facilmente utilizzabile da parte di tutti gli utenti. Già in modo diverso. Tutti gli utenti devono esprimere un parere favorevole sull'utilizzo del sistema. Oppure, tutti gli utenti devono, nell'utilizzare il sistema devono avere un tasso di errore minore del 5%. Cioè, metto un sistema nuovo, se è un sistema che è facile da usare, gli utenti non sbaglieranno. Allora lo posso andare a misurare. Quindi questo in teoria sarebbe verificabile. Io potrei andare a prendere il sistema, lo metto in funzione, vado a osservare tutti gli utenti cosa fanno, vado a vedere quante volte sbagliano e poi vedo se questo numero è maggiore o minore del 5%. Oppure chiedo agli utenti se il sistema lo trovano intuitivo, facile da usare, eccetera, e vado a fare le statistiche sulle risposte che mi danno. Però questo è un dato che potrò avere solo 3 mesi dopo che il sistema è andato in produzione. E mi costa tantissimo ottenerlo. Perché devo andare a monitorare, ho detto tutti gli utenti, se ho scritto tutti vuol dire tutti, non vuol dire 3. No? Per cui sarebbe un requisito, se vogliamo anche importante, ma la sua verificabilità sarebbe estremamente costosa e complessa. Allora non è un buon requisito. Io vorrei che il requisito fosse verificabile attraverso un processo anche efficace dal punto di vista dei costi, che non mi costa di più verificare il requisito che non dire vabbè, diciamo che è soddisfatto, mettiamoci d'accordo così.
Quindi è inutile essere troppo precisi, non precisi, scusate, richiedere troppo delle verifiche troppo pesanti, delle verifiche troppo invasive, perché poi tanto non le faremo. Ma pensate anche quando fate un controllo qualità di qualunque processo, no? Processo meccanico, produzione di pezzi, tu non fai il controllo qualità su ogni singolo pezzo, lo fai a campione, no? Ad esempio. Quindi definisci una modalità di verifica che non ti costi più dell'automazione del processo, no? Dei guadagni che ottieni con l'automazione del processo. Quindi sicuramente il requisito deve essere chiaro, non ambiguo per essere verificabile, ma poi deve esserci anche un'efficacia, un modo efficace di poter essere verificato senza spendere troppi costi, senza appunto andare a ritardare troppo l'inserimento del sistema perché ci sono verifiche che sono diciamo così, esageratamente onerose. E poi se fossimo bravi a scrivere tutto giusto la prima volta, potremmo farci un applauso, ma in realtà non è mai così. Quindi quando io analizzo un sistema la prima volta, vengo giù, diciamo, arrivo con, produco un elenco di requisiti, descritti in un certo modo, al meglio che posso, ma inevitabilmente, man mano che il tempo passa, mi accorgerò che ciò che avevo scritto prima non è completo, non è corretto, ci sono delle incoerenze, ci sono degli errori, delle dimenticanze, ma per forza. Ok? E allora che cosa faccio? Rimango bloccato con un documento dei requisiti che a un certo punto in avanti mi accorgo che è sbagliato e realizzo il sistema nonostante tutto così come era scritto, cioè sbagliato? No. Devo darmi la possibilità di andare a modificare questi requisiti. E che non vuol dire che li posso fare male la prima volta perché tanto poi li posso modificare dopo, perché ogni modifica del requisito gli viene a tornare indietro in un processo produttivo e andare a rifare delle parti, quindi sono dei costi in più, non tanto sulla modifica del documento quanto sulla modifica delle parti che sono state già implementate, già progettate sulla base di quella specifica. Però devo avere la possibilità di modificare questi requisiti. Allora, noi dicevamo prima nel nostro ipotetico modello, io ho un committente e un esecutore, il committente a un certo punto firma il documento dei requisiti dicendo sì, questo è il documento, questo è il sistema informativo che io voglio. Quella firma in qualche modo, valore contrattuale, definisce qual è il prodotto che deve essere consegnato. Poi il sistema non è mai black box del tipo tra n mesi ti arriva il prodotto finito, ma ci sono sempre degli stati di avanzamento lavori in mezzo, delle comunicazioni. Per cui sia l'esecutore può accorgersi che qualcosa non va, sia il committente può accorgersi che qualcosa non va, magari durante i test intermedi, oppure durante, diciamo così, scambi di informazioni successivi. A quel punto deve esserci un processo definito, attraverso cui il committente e l'esecutore si accordano su una variazione dei requisiti, che può essere una variazione a costo zero. Costo zero non esiste, okay, nel mondo reale, quindi quando diciamo una variazione che non cambia il costo del sistema, significa che quel costo lì se lo accolla l'esecutore. Per quella modifica il committente non deve pagare di più, perché in qualche modo si riconosce che magari è una mancanza effettiva, non ci aveva pensato prima, peggio per tu, l'analista te lo sei scelto tu, ha fatto un brutto lavoro, adesso paghi tu le conseguenze, no, del datore. Oppure può essere una modifica che anche poi degli impatti sulla pianificazione economica oppure temporale, cioè allora se dobbiamo fare questo, sì è vero, è necessario modificarlo così, ma allora vuol dire che le scadenze che ci siamo dati non sono più quelle, le negoziamo, eccetera, eccetera. Quindi queste modifiche possono avere impatti, no, anche abbastanza forti. Ma al di là dell'aspetto contrattuale, è importante che queste modifiche rimangano tracciate. Cioè non è che cancello una riga col bianchetto e ne scrivo un'altra cosa sopra. Devo sempre, in ogni momento, sapere cosa ho modificato. E se io modifico una certa cosa, un certo requisito di pagina 9, quali parti del sistema ad oggi sono già state progettate o sono già state implementate facendo riferimento a ciò che c'era scritto prima in pagina 9? Chi devo informare del fatto che questa cosa è cambiata e che quindi dovranno verificare che ciò che avevano implementato, progettato finora, non debba essere cambiato, oppure invece non vada già bene così, oppure invece deve essere rifatto da zero? Devo avere una buona tracciabilità di queste varie versioni dei requisiti,
Non posso semplicemente dire, guarda, qui c'è un documento di 100 pagine, requisiti, l'abbiamo fatto delle modifiche, qui c'è il nuovo documento a 106 pagine, non più 100, se ne hanno aggiunto delle cose, butta via quello vecchio, segui quello nuovo. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che devo perdere 2 giorni a fare una lettura in parallelo per capire cosa è cambiato. No, devo avere il documento stesso, deve avere in sé le informazioni su che cosa è cambiato e perché, in modo da poter provvedere, nello stesso tempo io devo poter avere la versione finale, di cosa è cambiato, e le motivazioni e i punti di variazione. Ci sono addirittura degli strumenti appositi per fare questa cosa qua, ci sono i documenti di cui puoi andare a vedere le varie versioni che evidenziano le differenze e cose del genere, no? Strumenti di ingegneria del software che sono pensati proprio per gestire questo processo di revisione dei requisiti. Quindi devo poter cambiare qualche cosa, devo poter capire quali parti del sistema informativo sono influenzate da questa variazione. Allora, solo così posso gestire un processo. Quanto costa cambiare questo? Questa riga? Non lo so se non ho un legame, una tracciabilità tra il singolo requisito e il codice implementato e le ore uomo che ci ho messo. Okay? Poi su questo gioco della modificabilità dei requisiti si giocano molto le varie modalità di sviluppo, diciamo così, più moderne, più agili, no? più basate sul vedere l'evoluzione dei requisiti del sistema come una proprietà normale del sistema stesso piuttosto che un'eccezione. Noi veniamo da tempi in cui l'analisi si faceva prima e dopo si faceva l'implementazione, e quindi il documento requisito doveva essere il più solido possibile, il più completo possibile. E le modifiche inevitabili, ma devono essere mantenute al minimo, perché altrimenti erano, diciamo così, indice di cattiva progettazione. Questo però richiede dei tempi comunque di analisi, progettazione e sviluppo abbastanza lunghi. Perché fino a quando non hai definito e accordato il documento dei requisiti, e magari per definire alcuni dettagli devi fare gli approfondimenti a parte, capire un attimo, ma questo partner come funziona, cosa devo fare con lui, ma sentiamo un attimo la ricerca di mercato che cosa dice su questi aspetti per capire se è meglio fare una cosa piuttosto che un'altra. Allora c'erano dei tempi che si allungavano. Per ridurre i tempi di sviluppo, ciò che si fa adesso si tende a iterare più volte su un progetto, ogni volta modificando un pochino i requisiti dell'iterazione precedente. Quindi non pretendiamo oggi di decidere esattamente tutto ciò che farà il sistema informativo tra 2 anni. Decidiamo che cosa dovrà fare tra 2 mesi. Facciamo lo sviluppo di questi 2 mesi. Lo mandiamo in produzione, facciamo qualcosa che funzioni, e poi da lì vediamo magari il mese successivo, i 2 mesi successivi, che cosa aggiungere. Quindi si pianifica man mano che si sviluppa, con dei loop, alcuni addirittura dico settimanali o mensili o 2 mesi o 3 mesi, insomma, sono dei cicli di sviluppo più rapidi, più ristretti, in cui ogni volta si ragiona quasi esclusivamente su che cosa fare nel ciclo successivo. Ecco, questo vuol dire che però a un certo punto tu hai fatto delle decisioni, nel primo, a volte li chiamano sprint questi periodi, nel primo sprint hai preso delle decisioni che poi nel secondo dovrai rivedere completamente, perché magari non avevi pensato ancora a certi requisiti che il sistema doveva avere. E questo diventa, in questi processi di sviluppo diventa normale. No? E quindi è normale andare a magari reimplementare delle parti ogni volta per inseguire i requisiti nuovi che sono emersi nel frattempo. Però in questo caso cosa è successo? Che tu sei riuscito ad andare sul mercato con un prodotto dopo 3 mesi, anziché dopo 1 anno e mezzo. E tu puoi cominciare a questo punto a tener conto delle reazioni che i tuoi utenti hanno sull'utilizzo del prodotto e quindi migliorare anche proprio i requisiti sulla base non solamente delle tue idee, di quanto sei bravo tu a fare l'analisi, ma anche delle reazioni degli utenti. E quindi tutto il mondo essenzialmente del web e del mobile spesso lavora su così, cioè partono con qualcosa che ha delle funzionalità minime, poi man mano ne aggiungono e il modo con cui decidono quale aggiungere, quando, dipende sia ovviamente dalla loro pianificazione, dalle loro idee, dalla loro bravura, ma anche da come gli utenti rispondono alle varie sollecitazioni. Quindi questo livello di modificabilità sicuramente c'è sempre, ma può assumere nature molto diverse, da un lato un'eccezione, dall'altro invece il modo normale di evolvere, sia per il sistema che per i requisiti.
Ho citato più volte il fatto che i requisiti devono essere in qualche modo, o meno, l'effetto dei requisiti debba essere tracciabile. Tracciabile nel senso che devo poter capire una certa frase quando è stata inserita, da chi, perché, e la conseguenza di quella frase dove la ritrovo nel codice. Quindi chi va a implementare una certa interfaccia, una certa videata, una certa procedura, una certa, diciamo così, implementazione del database, sarebbe bene che nei commenti del codice mettesse proprio il riferimento al paragrafo, al numero di requisito che sta implementando in quel momento. Adesso, nel campo del software questo è desiderabile anche se non è semplice da fare. Però in altri campi dell'ingegneria questo è un vincolo. Se voi progettate, ad esempio, nell'industria aeronautica e aerospaziale, proprio gli strumenti CAD, no? Che ti permettono di disegnare la vite, il bullone, il pezzo, dentro ti permettono, anzi ti obbligano, no? A collegare quel pezzo del disegno con un pezzo del documento di specifica, con un paragrafo numerato. Sono gli strumenti che fanno questo essenzialmente, no? Che ti vincolano il progetto in modo da essere sicuri che ci sia sempre, ci possa passare sempre dalla documentazione al progetto e dal progetto alla documentazione dei requisiti. Beh, ovviamente ciò che non deve esserci nei requisiti è contrario di quello che abbiamo detto prima, quindi mancanze, requisiti incompleti, contraddizioni, ambiguità, fatti non corretti, cioè, sono così, le proprietà, le qualità opposte a quelle che abbiamo visto nel caso precedente. Allora, queste chiaramente sono qualità, non c'è un tool che mi possa dire, ok, di questi punti sono presenti o non sono presenti, perché implicano sempre un giudizio. Il fatto che una persona valuti che un certo requisito sia incoerente o ambiguo, il fatto che una persona valuti che quella funzionalità non è adatta all'implementazione del sistema nel mondo reale, e così via. Quindi non sono automaticamente verificabili queste qualità. Sono però un tipo di occhiali che ci dobbiamo mettere quando scriviamo e quando leggiamo requisiti, per andare alla caccia di questi piccoli problemi, piccoli o grandi problemi che siano, e cercando di evitarli, cercando di minimizzarli il più possibile. Ok, questo ragionamento valeva in generale per tutti i tipi di requisiti, funzionali e non funzionali. Alcuni degli aspetti erano più legati ai requisiti funzionali, no? Quando parlavamo magari di conflitti. Su funzioni, requisiti chiesti in parti diverse potrebbero essere, no? Vabbè, qui è inutile che ripeto la definizione, ci sono dei vincoli, no? Su come il sistema deve realizzare funzioni. E sono molto più critici perché se i requisiti non funzionali non sono soddisfatti, il sistema è inutile, inutilizzabile. Cioè, se su 100 requisiti funzionali 3 non funzionano, vabbè, ho un sistema che comunque al 98% funziona, al 97% funziona, basta che quei 3 non siano proprio quelli essenziali. Se è un sistema che fa tutto ma non permette agli utenti di registrarsi, vabbè. Vorrà dire che gli utenti non lo potranno usare, no? Però normalmente qualche cosa può non funzionare, dal punto di vista funzionale, qualche funzione può non essere perfetta, ma il sistema nel suo complesso va avanti. Se invece il sistema non è utilizzabile, che ne so, non è compatibile col browser che ha l'utente, l'utente non lo usa, punto. Può avere tutte le funzioni di questo mondo, ma se non riesco a usarlo, non riesco ad arrivarci, se è troppo lento, eccetera. E quindi, quali sono i tipi, no, di requisiti non funzionali che di solito possiamo avere? Beh, sono quelli più facili, sono i requisiti di prodotto. Quindi, quali sono delle proprietà intrinseche nel prodotto? Velocità, affidabilità, usabilità, cose di questo genere. Sono quelli più tecnici, anche più facili da verificare. Poi possono esistere requisiti organizzativi. Il fatto che ovviamente fanno parte dei requisiti non funzionali, il fatto che quel sistema, quando andrà poi in funzione, richiederà che
che certi processi organizzativi vengano rivisti, che certi ruoli, che certe competenze del personale vengano riviste, vengano adattate e cose di questo genere. Richiederà un numero minimo di risorse di personale per poter svolgere le varie funzioni. Ecco, tutto questo non compete tanto alla parte tecnica del sistema informativo, quanto all'organizzazione all'interno della quale quel sistema informativo verrà inserito. Ecco, anche queste cose qui ricadono sotto i requisiti non funzionali, sono dei vincoli. Perché quel sistema funzioni, servono almeno 3 persone a tempo pieno per poterlo alimentare con i dati che servono. Se non ci sono queste persone, il sistema non funziona, perché non avrà mai i dati che gli servono. Punto. Per implementare quel sistema è necessario modificare la procedura degli ordini rispetto a quello che usavamo in passato. Se questa modifica non viene fatta, quel sistema informativo non serve a niente, perché sta modellando un processo diverso da quello che l'organizzazione si aspetta di gestire. Quindi in qualche modo sono dei requisiti sull'ambiente nel quale il sistema informativo si deve inserire, che però sono bloccanti. Se non viene fatto, quello lì rimane morto, no? Rimane un'implementazione ferma che nessuno usa. E poi ci sono tutti i requisiti esterni, tra cui ricadono anche quelli di dominio, cioè che vengono da enti esterni, norme di legge, cioè così, norme tecniche, requisiti sul tipo di processo di sviluppo, cose di questo genere. Qui leggo ad esempio requisiti di interoperabilità: se devo gestire, che ne so, il pagamento con carta di credito, dovrò capire, e non lo decido io, come le banche, come fare a interoperare, quindi interfacciarmi con i sistemi informativi delle banche che mi garantiscono questo servizio. Magari va fatto in modo totalmente contorto, con 12.000 passaggi, mi complica la vita da morire, ma è così, punto. No? Però fa parte dei requisiti. Se quello non è implementato, se non riesco a risolvere quel requisito, se quel requisito non è soddisfatto, vuol dire che non mi interfaccio con la banca e quindi non gestisco i pagamenti. E allora non serve a niente. No? Quindi una serie di aspetti di questo genere. Questo è un tentativo di fare una tassonomia sui vari tipi di requisiti non funzionali. Di solito i requisiti di prodotto li possiamo vedere in queste 4 grosse categorie. Usabilità, cioè la facilità d'uso del sistema da parte degli utenti. Un prodotto facile da usare, facile da imparare, no? Quindi dentro c'è l'apprendimento, c'è la formazione, dentro la parte di usabilità, che riduca la probabilità di errore da parte degli utenti, che faciliti anche. Se vogliamo la migrazione del personale da un ruolo all'altro, cioè se il sistema, diciamo, è ben congegnato, chi faceva gli ordini fino a ieri magari riesce a fare la parte di fatturazione, perché il sistema più o meno si comporta nello stesso modo, riconosce le funzioni e quindi diventa anche più facile, diciamo così, perché il sistema è facilmente utilizzabile, è molto usabile, no? Diventa più facile anche poter disporre diversamente delle persone. E questa è una categoria. L'efficienza è l'altra grossa categoria, che specifica quali sono le risorse che il sistema, di cui il sistema ha bisogno, risorse tecniche, di cui il sistema ha bisogno per poter lavorare. Cioè quanto tempo, quanto spazio di disco, quanta banda di rete uso per poter erogare i miei servizi. Se devo un sistema, se voglio fare un clone di YouTube, dovrò avere quanti terabyte di disco e quanti gigabit al secondo di rete, di banda, da poter offrire ai miei utenti, perché altrimenti non c'era niente il sistema, se non ha sufficiente capienza di disco e di banda, ad esempio, per poter erogare i contenuti. E qual è il tempo di risposta? E quindi per abbassare il tempo di risposta devo avere più risorse di calcolo. Per poter rispondere più velocemente non mi serve un computer solo iper sovraccarico, ma magari ne avrò bisogno di 100 che si dividono il carico, cose di questo genere. Chiaramente i requisiti di efficienza sono quelli più facili da quantificare, sono dei limiti minimi e massimi di tempo o di spazio occupato. Dentro l'efficienza ci sta anche la scalabilità. Cioè, se dovessero aumentare gli utenti da 100 a 1000, a 10.000, a 100.000 utilizzatori del sistema,
sistema regge? È ancora veloce? Ho sufficiente banda di rete? Ho sufficiente hardware a disposizione? Ho sufficiente spazio su disco? Oppure come devo ripianificare le mie risorse hardware per scalare, no, la prestazione del sistema al crescere del numero di utenti? Quindi queste vanno sotto questa categoria qua di efficienza. L'affidabilità, reliability, in italiano traduciamo come affidabilità, significa la capacità che ha il sistema di continuare a funzionare anche in presenza di guasti, di alcuni tipi di guasti. Se finisce il mondo, ovviamente il sistema informativo non funziona più. Però se per un'ora la connessione a internet non funziona, la mia azienda rimane tagliata fuori da internet. Problema mio, problema del provider, si è bruciato il router, non lo so. Cosa succede? Non riesco più a fare niente? Tutti sono bloccati? Quante volte siete andati alle poste e vi hanno detto il terminale non funziona, non si collega, torna tra mezz'ora? Allora, quello è un esempio di non affidabilità, cioè in presenza di un malfunzionamento di un componente l'intero sistema diventa non utilizzabile. Un sistema invece ha caratteristiche di affidabilità quando in presenza di un guasto, una rottura, un malfunzionamento di uno dei componenti il sistema può continuare a funzionare o perfettamente o in modalità magari degradata, ridotta. Cioè certe cose non le puoi inviare, certe diventano più lente, ma complessivamente riesce ad andare avanti, non blocca tutto. Certe cose devi fare a mano, ad esempio. L'affidabilità è una conseguenza sia dell'hardware che del software. Per cui manca la connessione di rete. Beh, se è un sistema affidabile non si baserà su una connessione di rete. Avrà più diversi collegamenti di rete con diversi operatori. Magari, oppure replico, ho un sistema, lo implemento in un data center e anche in un altro data center da un'altra parte. Per cui se il primo per qualche motivo venisse isolato da internet, mancasse la corrente, per qualche scoppiasse un incendio, io comunque ho un sistema replicato da un'altra parte che continua a lavorare. Metà dell'hardware ce l'avevo di qua, metà dell'hardware ce l'avevo di là. Se succede qualcosa nel data center 1, chiaramente metà dell'hardware dovrà sopportare lo stesso carico di lavoro che prima veniva diviso tra i due. Quindi sarà più lento forse, ma continua a funzionare, continua a erogare il servizio. Noi dobbiamo pensare che qualunque componente fisico si rompe. Non è questione del se, ma è questione del quando. Ok? Nardis si è rotto. Vabbè, non deve essere. Quando uno dice arrivi a casa, accendi il computer e l'hardisk non parte, fuma. Cosa devi dire? Va bene, non c'è problema, i dati li ho replicati anche su un altro, vero? Non ho perso niente, ditelo. Se arrivo a casa, accendo il computer e fuma, non ho perso niente. Io lo posso dire, dovete poterlo dire anche voi, e fatelo dire a tutti. Deve essere così. Non è possibile che io perda capacità di erogare un servizio o che perda dei dati perché si è rotto un hard disk, che è un componente che ha una vita media di 10.000 ore. Certo che si rompe prima o poi, no? Di sicuro. Non ne sono ancora rotti abbastanza. Ma come hard disk qualunque altro componente, la scheda di rete, l'alimentatore. Lavoriamo con del ferro, no? Tutto si può rompere, lavoriamo con delle connessioni di rete che sono gestite da chissà chi, quel giorno la rete non va. Allora, qual è il mio piano B? Ci ho pensato? Qui stiamo parlando dei requisiti. Qual è il mio piano B nel caso in cui succeda questo malfunzionamento, quell'altro ancora? Il sistema come deve reagire? Quali garanzie deve dare? È chiaro che la garanzia numero uno è che i dati non si perdono mai, punto. Mai. Perdere dati oggi è da stupidi, ok?
non sono mai abbastanza cattivo quando dico queste cose, no? Ma ci credo davvero. Poi ci sono ovviamente dei guasti prevedibili, altri un pochino meno. Cioè il fatto che tu abbia un data center in cui i dati non siano ridondati su dei dischi paralleli, per cui se se ne rompe uno tu devi infilare un disco e infilare dentro un altro, è finito, e quell'altro ce l'hai già lì nel cassetto pronto, non devi ordinarlo e andare a comprarlo. Quello se non lo fai non stai facendo bene il tuo mestiere. Poi ci sono dei casi, a volte ricordo, una volta a Torino c'è stato un periodo di alluvioni, in cui ricordo ancora l'anno in cui è salito il livello della Dora Riparia. Sapete che il Dipartimento di Informatica dell'Università, al Pier della Francesca, è vicino alla Dora, come fiume. E tutta quella zona di Corso Svizzera era allagata, si è allagata in quell'anno. Il centro di calcolo, tutti i server di informatica dell'università, dove erano? In cantina, si è interrato. Hanno buttato via tutto col camion. Adesso non so, probabilmente i dati sicuramente si erano salvati, erano copiati da qualche parte. Allora, questa era una cosa poco prevedibile, no? Non pianifichi normalmente un'alluvione, però anche il fatto di mettere, diciamo così, un data center al livello di un fiume, non è forse una grande idea. Comunque, non voglio parlare male di altri perché anche noi abbiamo i data center sottoterra. In questa zona non ci sono fiumi, ma non si sa mai. Non voglio parlare male. Quindi questo è enorme come casistica, no? E può avere il livello di affidabilità che noi richiediamo su un sistema, può avere degli impatti sui costi enormi. Cioè, normalmente per ottenere affidabilità io devo duplicare, triplicare, ridondare, pagare di più. Nell'eventualità che qualcosa vada storto. Poi magari va tutto bene, non succede nulla, non succede nessun disastro. Però devo riuscire a paragonare, a confrontare il costo dell'affidabilità maggiore con il costo del negare il servizio all'utenza. Ok? Cioè vuol dire che se il mio sistema non è affidabile, vuol dire che se si verificasse un malfunzionamento che ha una certa probabilità di 1 su 10.000 di verificarsi, il sistema rimane non disponibile per 2 giorni, per 6 ore. Allora, che costo ha quello? Ciò che devo mettere sulla bilancia per ovviamente riuscire a finanziare la copertura di quella parte di affidabilità del sistema. Non devo mai pensare, ma perché devo pagare il doppio? Perché devo mettere 2 server quando magari me ne serve uno? Devo avere 2 collegamenti di rete quando me ne basta uno? 2 alimentatori separati quando me ne basta uno? Perché tu stai pagando ferro, ma dall'altra parte garantisci una continuità del servizio. L'ho messo sulla bilancia, l'ho messo per iscritto, dopodiché si implementa di conseguenza. L'altro requisito che ho indicato qua, sempre sul prodotto, è portabilità. La portabilità è il fatto di poter, più o meno facilmente, migrare il sistema informativo altrove. Adesso lo dico così, proviamo a dettagliarlo. Cioè io posso avere un sistema informativo che è stato installato su una macchina con un certo sistema con un certo sistema operativo, con una certa versione, eccetera, eccetera. Quel sistema informativo magari poi evolve nel tempo, deve essere poi spostato su macchine più potenti. Oppure quel sistema operativo cambia, voglio migrare a un sistema operativo diverso. Voglio migrare degli standard diversi, ad esempio, se io avessi progettato un sistema 10 anni fa, non c'era ancora la tecnologia così, diciamo così, pervasiva come oggi delle macchine virtuali. Avrei implementato il sistema su un computer. Oggi un server non è mai una parte all'altra. Ma se io invece avevo delle applicazioni che giravano su un server fisico non ancora virtualizzato, posso migrarle? Quanto è facile migrarle? E oggi esistono le macchine virtuali,
qualcuno li chiama anche cloud, ma alla fine sono imparentati. Tra 5-10 anni, quali tecniche esisteranno per gestire i centri di calcolo? Non so ancora. Allora io devo progettare il mio sistema in modo che sia facilmente poi portabile, trasportabile verso nuove tecnologie, nuovi server. La tecnologia, magari ho comprato dei server da un'azienda, quell'azienda lì poi è fallita, non li fa più, non mi fa più la manutenzione, non ci sono più i ricambi, devo cambiare completamente tecnologia, no? Adesso ormai è tutto molto appiattito su processori base Intel o qualche volta AMD, quindi diciamo così, la base installata è quella. Se domani dovesse andare male qualcosa storto all'Intel, posso migrare su un'architettura diversa? Oppure, cosa molto più prosaica, la portabilità dell'interfaccia utente. Domani esce l'iPhone 9, che ha una risoluzione diversa, una forma diversa, è quadrato magari, oppure tondo, no? E allora quanto la mia applicazione si può portare verso un nuovo tipo di dispositivo? Perché nel frattempo la tecnologia evolve. Quindi mai io progetto ovviamente un sistema informativo per una certa data, la versione oggi deve funzionare, ma nel momento in cui lo progetto devo già prevedere che dovrà essere modificato, portato in futuro verso altre soluzioni tecnologiche, che nel frattempo si verificheranno. Allora, non mi richiedono, è possibile chiedermi oggi di farlo universale, che funzioni sempre per le cose che non conosco ancora. Però devo avere degli accorgimenti per far sì che sia facilmente portabile, trasportabile. Arriva la nuova versione di Google Chrome, di Firefox o di Internet Explorer o Edge, come lo chiamano adesso, e il mio sito non si vede più perché sballa tutto il layout. Quanto è facile sistemarlo? Ci ho pensato? Oppure è tutto rigido, quindi funziona solo con quella versione lì? Ma questi sono tutti i requisiti di prodotto, dicevamo, perché sono verificabili sul prodotto intrinsecamente, cioè quel prodotto lì, combinazione di hardware e di software, che verifica o non verifica quelle richieste, soddisfa o non soddisfa quelle richieste, indipendentemente da come viene usato. Diversi sono i requisiti organizzativi, no, che dicevamo sono più legati all'inserimento del sistema informativo, quindi della parte tecnologica, all'interno di un'organizzazione esistente. Questa organizzazione esistente magari ha già degli standard. Se io devo inserire un nuovo sistema informativo all'interno di un'azienda che ha già altri sistemi informativi, magari vogliono che il nuovo sistema informativo si uniformi con le modalità di funzionamento di quelli precedenti, si integri con le basi dati di quelli precedenti, segua le stesse modalità di funzionamento, la stessa logica dell'interfaccia di quelli precedenti, no? E chiaramente per far crescere il sistema, per non, diciamo così, spiazzare gli utenti. Possono avere delle richieste sull'usare certi tipi di linguaggi di programmazione, certi tipi di database, quindi certi dettagli implementativi, no? Su come implementare certe funzioni, che di solito sono legate a, cioè, lo sviluppatore che decide. Se invece lo devo inserire in un'organizzazione che ha già altri sistemi, possono darmi loro dei requisiti in più, dei vincoli in più, dicendo sì, fai quello che vuoi, però usa questo database, fai questo che vuoi, però usa queste librerie, perché gli altri sistemi che abbiamo sono fatti in questo modo. Così come la parte di consegna, come fare poi la migrazione, l'installazione, eccetera, eccetera, no? Sono operazioni che dal punto di vista tecnico dicono come questo sistema informativo si va a integrare con i sistemi informativi esistenti e con gli utenti esistenti che lo gestiscono. Poi c'è la parte, l'appendice sotto, sui requisiti esterni, no? Che dicevo, beh, sono requisiti che non scriviamo noi e quindi in qualche modo dobbiamo comunque esplicitare e implementare. Allora, chiaramente nella progettazione, la parte più tecnica della progettazione del sistema, quelli che vediamo maggiormente sono questi, sono anche quelli più facili da immaginare, da scrivere, infatti ci spero anche un po' di tempo in più, mentre nei requisiti organizzativi e quelli esterni dipendono molto di più di caso in caso, no? Delle varie condizioni in cui mi vado a trovare, a volte possono essere quasi assenti, no? Se faccio un nuovo, che ne so, un nuovo social network, me lo invento da zero, non ho requisiti particolari né dal punto di vista organizzativo né esterno, perché faccio una cosa da zero nuova che non è regolata da nessuna legge, da nessun, diciamo così, vincolo etico, legislativo, punto. Lì non c'è nulla. Se faccio un sistema per la gestione delle cartelle cliniche, invece, sulla parte legale, etica, di privacy, devo studiarmi dei tomi
esagerati per riuscire a capire che cosa posso fare, come tratto il dato, dove lo proteggo, eccetera, eccetera, chi lo rendo visibile e così via. E questo è il mondo, il brutto e cattivo mondo dei requisiti non funzionali. Poi ci sono intorno a questi, diciamo così, concetti che abbiamo provato a riassumere, ci sono anche delle norme. I vari enti di standardizzazione hanno provato a mettere anche un po' d'ordine, di definire quali possono essere degli standard, no? In modo che se io comunque queste cose le devo specificare, se le specifico secondo uno schema unico, uno schema uniforme, è più facile, non devo reinventarmi la ruota ogni volta, soprattutto poi chi legge i miei requisiti sa già orientarsi, sa già come andare a trovare le cose, e quindi ad esempio qua definivano i requisiti di qualità di un prodotto software attraverso le proprietà interne, proprietà esterne e la qualità nell'uso, dove proprietà interne erano più diciamo, assimilate a quelle che dicevo, che avevo chiamato proprietà intrinseche, misurabili sul prodotto stesso, quelle esterne legate al prodotto quando interagisce con il suo ambiente, e la qualità in uso è quella legata al contesto d'uso. Cioè, ci sono alcune qualità, l'usabilità. L'usabilità dipende dal fatto che l'utente, in un contesto reale, cioè nel suo ufficio, sta usando quel sistema. Allora, quella qualità lì la posso misurare solamente in uso. Il tempo di risposta è una proprietà invece interna che posso andare a misurare facendo un benchmark, facendo dei test sul sistema. Quindi queste norme, tra cui ad esempio questa che è una norma ISO, cercano di definire dei modi standard di descrivere questi requisiti non qualitativi, con una definizione leggermente diversa rispetto a quello di prima, ma alla fine no, i concetti ci sono sempre gli stessi, la funzionalità, cioè tutta la parte dei requisiti funzionali, che cosa il sistema deve fare, l'affidabilità, l'usabilità, l'efficienza, manutenibilità e portabilità, ecco, questi sono due aspetti che prima avevamo condensato in uno solo, la norma ISO 9126 invece separa. Manutenibilità significa la possibilità, la facilità di correggere il sistema, di modificarlo, di fare manutenzione, no? Aggiungere funzioni, correggere errori, eccetera. E la separata rispetto alla portabilità, che significa proprio andare a reinstallare la stessa cosa da un'altra parte, essenzialmente. E poi ci sono la parte sulla qualità in uso, dove va a misurare tutta la parte legata all'efficienza, la produttività delle persone, quindi dentro c'è anche, sono tutte, se vogliamo, sfumature dell'usabilità queste, no? Se vogliamo, più che però non vado a misurare sul prodotto, ma vado a misurare sugli utenti nel momento in cui utilizzano il sistema. Adesso noi qua non ci leghiamo, non vogliamo neanche entrare troppo nel dettaglio in questo tipo di norme, solo per dire che noi quando parliamo di requisiti vediamo un sottoinsieme, cerchiamo di lavorarci bene su quel sottoinsieme, ma dietro c'è anche una normativa che ti dice essenzialmente quali sono le categorie e quali sono i nomi giusti da dare e le modalità giuste di definirle. Adesso qua non entro nel dettaglio, ad esempio qui, solo per citare, ci sono degli schemi, delle tabelle che vi dicono se vuoi rappresentare un requisito, rappresentalo con questi schemi. Per ciascuno dei requisiti dovresti dire qual è il suo scopo, come viene applicato, come lo definisci dal punto di vista formale, come interpreti il risultato e così via. Noi sulla parte dei requisiti non entreremo in questo livello di schematizzazione, lo faremo su un'altra parte del corso, che è quella dei KPI, invece in cui andremo a definire questo. Ok, devo sorprendere, poi vi do un po' di fiato, non volevo. Eccolo qua. Allora, tutti questi ragionamenti noi li condensiamo, il risultato ultimo di questi ragionamenti, che sono ragionamenti di metodo, cioè che cosa dobbiamo scrivere, a che cosa dobbiamo fare attenzione, quali sono le qualità del nostro risultato, eccetera, alla fine le condensiamo in un unico oggetto, un artefatto, un risultato, che è il cosiddetto documento dei requisiti, l'abbiamo già citato prima. Allora, normalmente come parte di della specifica del documento di un flusso di sviluppo software, di un sistema informativo, si definisce, cioè un'azienda tipicamente lavora con dei template predefiniti.
non mi invento ogni volta il modo di descrivere le cose. E quindi il punto d'arrivo dei ragionamenti che abbiamo fatto finora sui requisiti è questo documento dei requisiti. Ma questo è un possibile indice, scaletta del documento dei requisiti secondo lo standard, questo qui, questo standard ISO 29148. E mentre quello che abbiamo, a cui abbiamo accennato prima, uno standard specificatamente sui requisiti di qualità, questo ci dice, secondo la IEEE, qual è la forma standard di un documento dei requisiti, che dovrebbe essere fatto di queste sezioni principali, quindi introduzione, descrizione generale, requisiti specifici e poi vabbè, appendici. E in particolare, descrizione generale e requisiti specifici potrebbero essere strutturati in questo modo. Abbiamo una struttura. Noi adesso commentiamo un attimo questa struttura con lo scopo di poi andare a identificare quali sono le parti di questo documento in cui poi lavoreremo nelle settimane prossime. Qui svetta, diciamo così, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto, questo capitolo che sarebbe la definizione del requisito utente e il glossario. Il glossario abbiamo già parlato più volte sulla necessità di definire correttamente i termini che usiamo. E poi c'è tutta la parte sui requisiti utente. I requisiti utente sono quella parte dei requisiti, no, che anche il committente deve riuscire a comprendere, deve validare, deve approvare. Dopo, architettura di sistema, specifica dei requisiti di sistema, il modello architetturale del sistema, modello evolutivo, quindi come il sistema dovrà essere mantenuto, essere reso portabile e così via, sono aspetti più, come diceva la parola prima, system. Sono tipologie di requisiti di sistema, di system requirements. Allora, questa parte qui noi non la vediamo, no, non la tocchiamo nel corso, mentre ci concentriamo su questa prima parte, sulla definizione dei requisiti utente. All'interno dei requisiti utente ci andranno a finire il modello concettuale, ci andranno a finire il modello di processo, ci andranno a finire i vari requisiti funzionali che non abbiamo ancora descritto, ne abbiamo parlato molte volte, ma non ci siamo ancora dati un modo di scrivere questi requisiti funzionali. Andranno a finire qua dentro. Quindi tutto il lavoro che facciamo nel corso alla fine mira, no, a riempire uno dei capitoli del documento dei requisiti. E ci concentriamo su questo proprio perché è quello in cui anche la vostra figura diventa quella più rilevante, no? Perché in cui c'è l'atto dell'accordarsi sulle specifiche, dell'accordarsi sulla una committenza del sistema informativo. Da qui in avanti i requisiti di sistema sono in realtà, dovrebbero essere gestiti più da persone che abbiano un profilo maggiormente tecnico, che diciamo, siano più vicine alla parte di sviluppo, alla parte di progettazione architetturale. No? E solo per questo lungo discorso l'abbiamo fatto soprattutto per darvi il contesto di dove vanno a finire le cose che impariamo in questo corso. Vanno a finire in una parte dei requisiti di un sistema. È la parte che dà la personalità al sistema, che dice che cosa fa e dice che come lo deve fare, quali sono le funzionalità che il sistema apporta ai propri utenti. Ma non è tutto, è solamente un pezzo, e poi da lì in avanti devono a cascata seguire tutte le parti di progettazione, le scelte tecniche, dimensionamenti, linguaggi, architetture, eccetera, eccetera, no? Che poi verranno dopo, sequenzialmente, ma non sono, diciamo, trascurabili. Senza queste altre parti diventa difficile anche solo fare una stima dei costi. Quanto costa questo sistema? E finché non ho definito l'architettura hardware, non te lo so dire. E così via. Ok, possiamo fare una pausa, se volete.